Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di macchine contro pesi liberi. Ce l'avete chiesto in tanti, soprattutto avete visto i video su Instagram, avete visto una certa predilezione per i macchinari e ovviamente è sorta spontanea la domanda: ma effettivamente il lavoro sui macchinari è quindi meglio del lavoro dei pesi liberi? Dovremmo preferirlo in qualche modo? E soprattutto nel caso in cui non abbiamo macchinari, questo può compromettere i nostri guadagni da un punto di vista ipertrofico? Ecco, in questo video cercheremo di analizzare la questione. Allora iniziamo a ragionare e fare un piccolo punto della situazione su quelli che sono i vantaggi, le caratteristiche dell'utilizzo dei macchinari e quelle che invece sono i vantaggi e le caratteristiche dell'utilizzo dei pesi liberi, e iniziamo proprio dai macchinari. Ora, generalmente la prima caratteristica dei macchinari è di avere più controllo nell'esecuzione della serie, nel senso che con un macchinario ovviamente posso spingermi un po' di più, rischio meno in qualche modo infortuni, certo se utilizzo tutto con logica, però posso spingermi di più da un punto di vista di effort. Pensiamo anche semplicemente al cedimento, ecco, sicuramente quando sto facendo la panca, quella ripetizione in più che non so se mi esce o non mi esce, magari non la faccio a meno che non ho uno spotter dietro, mentre con il macchinario posso spingermi un po' di più, posso fare delle parziali, tanto quando cedo, cedo e torno tranquillamente a posto. Quindi questa è la caratteristica per cui molte persone tendono a scegliere l'utilizzo dei macchinari, perché in un certo modo si sentono un po' più sicuri e controllati. E direttamente correlato a questo punto c'è un vantaggio non da poco, ossia che l'utilizzo dei macchinari spesso e volentieri ci permette di conservare energie. Si pensi soltanto a delle distensioni con manubri per il petto. Io, per caricarmi i manubri sopra, ok, posso fare un movimento comunque fluido, posso abituarmi a farlo e sicuramente non è un problema anche lavorare con 50-60 kg, però sicuramente con questo gesto di portarmi i manubri e iniziare la ripetizione, iniziare la serie, vado a consumare tante energie, che vorrei cercare di dedicare e veicolare il più possibile nelle ripetizioni effettive, quindi nel distretto target, mentre invece facendo una chest press, soprattutto su chest press che mi permettono di sganciare e riagganciare, ecco, non vado a disperdere energie, inizio magari la ripetizione già con la fase negativa, quindi ho già staccato tra virgolette e tutte le energie vengono sobbarcate e veicolate effettivamente alle ripetizioni allenanti, e questa è una caratteristica veramente fondamentale. E terzo ed ultimo punto riguardo ai macchinari è che ovviamente un movimento più controllato può avere un'altra faccia della medaglia, ossia il fatto che comunque sono molto costretto dal movimento, quindi devo in qualche modo adattarmi al macchinario. Questo è il motivo per cui quello che vado sempre a dire è: non adattarti al macchinario, ma fai in modo che il macchinario si adatti a te. E questo è un mantra in realtà che viene detto spesso da Bennett, che dice: don't fit the machine, but make the machine fit you, ossia adatta il macchinario a quello che è il tuo schema motorio, a quello che è l'esecuzione ideale. Questo è il motivo per cui lo vedete spesso su Instagram, ho un utilizzo dei macchinari abbastanza particolare, spesso non convenzionale, nel senso che non è che quel macchinario mi allenerà il dorso perché c'è scritto dorso sopra, ma magari dovrò adattarmi, dovrò stare un po' fuori dal sellino, dovrò mettermi in posizioni particolari proprio per fare in modo che il macchinario si adatti a quella che è la mia struttura. Quindi mi raccomando, su questa questione non è detto che tutti i macchinari si adattino a voi. E ovviamente questo ci porta direttamente a parlare di pesi liberi, e il primo vantaggio dei pesi liberi è che inevitabilmente troveremo sempre uno schema motorio che si adatta a noi. Questo perché siamo totalmente liberi, totalmente svincolati, quindi il movimento può piacerci, non piacerci, però se siamo soggetti sani, in salute e non abbiamo infortuni, non abbiamo problematiche di genere, bene o male uno schema motorio efficace lo troveremo senz'altro. Magari dovremmo affaticare un po' di più, magari lo troviamo subito all'istante, ci adattiamo perfettamente, però i pesi liberi non portano problematiche da questo punto di vista, e questo è sicuramente un grande vantaggio. Svantaggio, come abbiamo detto, è il fatto che spesso con l'utilizzo dei pesi liberi disperdiamo tante energie, quindi di questo abbiamo bene o male già parlato. Ma c'è un'altra caratteristica dei pesi liberi, ossia il fatto che rispetto ai macchinari è molto più difficile, molto più un'incognita, il fatto di raggiungere un isolamento muscolare. Questo perché mentre il macchinario ovviamente è controllato e vincolato, quindi lo schema motorio in qualche modo richiede un minor intervento di sinergici e muscoli stabilizzatori, con i pesi liberi così non è, quindi molti movimenti con i pesi liberi non possono che essere movimenti a grande sinergia muscolare. Questo non è uno svantaggio, sia chiaro, è semplicemente una caratteristica. Quindi se vado a fare una panca piana, io dovrò tenere in considerazione che l'isolamento del gran pettorale è molto inferiore rispetto a una chest press. Ovviamente posso cercare di isolarlo il più possibile, posso viceversa scegliere un'esecuzione più da PL che esclude in qualche modo l'isolamento del gran pettorale, però in ogni caso non sarà mai quello che è una
Crunch Express. Ok, quindi è semplicemente una caratteristica dei pesi liberi da cui devo necessariamente partire. E in ultimo, un punto fondamentale dell'utilizzo dei pesi liberi sta nella curva di resistenza, una curva di resistenza che è meno costante e meno continua con i macchinari. Ok, facciamo un esempio: una Scott Carl normale prevede un picco di tensione in basso che va ad aumentare nel primo tratto di ROM quando l'omero è parallelo al suolo e va pian piano a diminuire, e in questo punto praticamente non ho tensione. Mentre invece se utilizzo una Scott Carl machine, quindi un macchinario che avrà logicamente una carrucola e un cavo, io avrò una tensione costante per tutto il tratto di ROM, e qua in questo punto terrò comunque tensione perché avrò un vettore resistenza che sta in questa direzione, quindi avrò comunque un'ottima tensione sul bicipite. Quindi ovviamente mentre nella Scott Carl una curva di resistenza va a scendere man mano che proseguiamo nella fase concentrica, in una Scott Carl machine la curva di resistenza è tendenzialmente molto più piatta. Poi in certi macchinari avremo un picco di tensione all'inizio, in alcuni macchinari magari avremo un picco di tensione alla fine. Ci sono addirittura macchinari in cui si può scegliere dove sta il picco di tensione in base a come si setta la carrucola, carrucole che hanno forme particolari, quindi questo è molto molto divertente, però tendenzialmente questa è un'altra caratteristica. E questo di nuovo è una caratteristica, non è uno svantaggio, quindi può essere assunto come un vantaggio dell'utilizzo dei pesi liberi, come anche uno svantaggio in determinati casi. Quindi se ovviamente ricerco un picco del bicipite, il massimo accorciamento, una tensione forte, ma non sceglierò uno Scott Carl. Ok, quindi in soldoni, meglio utilizzare i macchinari o meglio utilizzare i pesi liberi? Ecco, io sono personalmente un grande fan dei macchinari, però devo dire che in questo caso il dipende è quasi costrittivo. Quello che voglio invitarvi a fare è ragionare non tanto sul macchinario peso libero, quindi su generi di esercizi, ma proprio sull'esercizio specifico, quanto questo singolo esercizio si adatta a me, alla mia biomeccanica. Ne ho già parlato in un video in cui parlavo della scelta degli esercizi. Ora, in base a quello che è l'esercizio, io posso valutare se inserirlo o meno nella mia rosa, quindi se utilizzarlo o meno nel mio mesociclo. Quindi logicamente devo considerare in primis quella che è l'isolamento del distretto muscolare, quindi l'attivazione del distretto muscolare target. Riesco ad attivare bene il distretto? Riesco a sentirlo? Sì, benissimo. Allora, questo esercizio sicuramente potrà fare al caso mio. Viceversa, non sento bene il distretto muscolare target, sento il lavoro un po' disperso, allora probabilmente è il caso di escluderlo o magari includerlo soltanto per lavori specifici, di nuovo magari una panca piana se voglio fare una progressione di forza. Ecco, secondo punto è la standardizzazione delle ripetizioni, ossia se quell'esercizio vi permette di fare, di eseguire delle ripetizioni che siano standardizzate, che siano il più possibile simili. Perché questo? Perché se logicamente un esercizio in cui sì, magari sento bene il distretto muscolare che si attiva, però non ho quella confidenza che mi porta a fare le ripetizioni tutte uguali, quindi una volta lavoro in questo modo, un'altra ripetizione mi esce un po' più strana, man mano accumulo fatica, la ripetizione si sporca. Ecco, tutte queste caratteristiche rendono un esercizio in qualche modo non tanto improduttivo, ma molto più complesso da inserire in una programmazione. Perché? Perché se io penso e programmo di fare 10 serie su quell'esercizio di 20 ripetizioni, ma queste 20 ripetizioni sono tutte diverse tra loro, ovviamente non posso realmente misurare niente, nel senso che sto dando stimoli che io non ho cognizione di causa di cosa siano. Perché? Perché le ripetizioni sono tutte diverse tra loro. Quindi, per fare un punto generale, sceglierò esercizi con i pesi liberi se mi permettono un buon isolamento muscolare, una buona attivazione, una buona stabilità, quindi standardizzazione delle ripetizioni. Viceversa, sceglierò i macchinari se mi ci adatto bene, quindi se riesco a adattarmi bene al macchinario, adattare il macchinario stesso alla mia struttura, alla mia biomeccanica. Quindi, in altre parole, di nuovo, se c'è un buon isolamento muscolare, una buona standardizzazione delle ripetizioni. E quindi a questo punto di vista non mi interessa se farò tutti gli esercizi con i pesi liberi o tutti gli esercizi con i macchinari, ma mi interessa soltanto che tutti gli esercizi siano corretti e funzionino per me personalmente. Ok, quindi non facciatevi la testa se non siete pieni di macchinari in palestra. Ovviamente avere tanti macchinari vi permette di cambiare, sperimentare nuovi esercizi, dare stimoli specifici e particolari, però non è questo di per sé che vi fa crescere. Quello che vi fa crescere è scegliere degli esercizi efficaci, pochi ma buoni, e ne parlerò presto su Instagram, o forse ne ho già parlato, non so quando pubblicherò questo video, comunque pochi ma buoni, e questo fa veramente tutto.